Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro primo evento live. Innanzitutto mi presento, sono Enrico Lombardo, direttore della divisione distribuzione Italia di BFT. Grazie della vostra presenza, ci avrebbe ovviamente fatto molto piacere se avessimo potuto essere tutti insieme nella stessa sala, ma come sapete questo non è possibile. Dall'altra parte l'evento che abbiamo pensato oggi per presentarvi la nuova gamma di porte automatiche ci consentirà un buon livello di interazione e quindi riusciremo comunque a scambiarci un po' di feedback e a rispondere alle vostre domande. Eh, vi anticipavo che parleremo di porte automatiche, non parleremo però solo di prodotto o di soluzioni, ma parleremo invece di un nuovo modello di business. Noi siamo infatti consapevoli che il nostro successo, cioè il nostro business, passa attraverso il vostro e quindi più riusciamo a proporvi modalità che consentano alle vostre aziende di fare business, migliore sarà la nostra capacità di farlo a nostra volta. Dopo di me prenderà parola Antonio Zecca, che ben conoscete, lui ci parlerà del mercato delle porte automatiche in Italia, cercherà di dimensionarlo e di individuare quali siano le variabili critiche di successo per operare bene eh, nell'ambito delle porte automatiche. Quando Antonio avrà finito la sua presentazione prenderà la parola Paola Palara, Paola presenterà la nuova gamma delle porte automatiche che come vedrete è molto più ampia della precedente e dopo di lei Damiano De Luca ci presenterà la nuova vista SLK. La vedrete smontata, Vedete, vedrete in quanto poco tempo si potrà rimontare e come abbiamo semplificato le operazioni di montaggio e di taglio a misura. Dopo uh, la dimostrazione di Damiano vedrete due interviste di due nostri clienti e vostri colleghi che prima di altri hanno abbracciato questo nuovo modello di business. Ci racconteranno come hanno organizzato uh, le loro aziende per poter tagliare in un tempo molto molto ridotto le porte automatiche e quindi poter soddisfare molto velocemente le esigenze della loro clientela ma ci parleranno anche del tipo di, del loro approccio commerciale e dei risultati che hanno ottenuto. Alla fine delle interviste dei due colleghi prenderà nuovamente parola Antonio e cercherà di mettere in fila le cose, cioè vi dirà come potremo aiutarvi sia dal punto di vista tecnologico perché siate in grado di affrontare operativamente il taglio delle porte misura, ma anche come intendiamo supportarvi dal punto di vista Commerciale per far sì che anche voi possiate beneficiare di questo modello di business nelle porte automatiche. Al termine dell'intervento di Antonio faremo qualche minuto di pausa e poi saremo a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande o per soddisfare qualsiasi vostra curiosità. Io vi ringrazio tanto, vi auguro un buon meeting. Invito Antonio a prendere il mio posto e ci vediamo più tardi. Grazie, a dopo. Prego Antonio. Grazie Enrico. Buon pomeriggio a tutti. E intanto mi presento anch'io per chi non mi conoscesse. Sono Antonio Zecca, responsabile italia del canale Pro e OIM. Vi ringrazio per la vostra partecipazione in questa giornata e inoltre vi ringrazio anche per il lavoro che il Canale Pro sta svolgendo nel, sul mercato. Un lavoro importante, fatto di realizzazioni importanti che ci portano eh, sicuramente dei benefici in termini di visibilità. Il nostro brand negli anni è cresciuto costantemente. E ci identifichiamo sempre di più come full access specialist. Oggi siamo qui per parlare di porte automatiche, è un tema che in azienda è molto sensibile, molto importante perché per noi rappresenta un business strategico dove vogliamo crescere e lo vogliamo fare chiaramente insieme a voi. Andiamo a vedere quanto pesa il mercato delle porte automatiche. Il mercato dell'automazione in Italia pesa 310 milioni di euro, le porte automatiche incidono per il 15%. Ne segue, come possiamo vedere dal grafico, che il, il fatturato delle porte in Italia vale circa 50 milioni di euro. È un mercato solido ed è un mercato in costante crescita. Lo scenario distributivo vede quattro canali principali di, eh, di vendita, distributori, clienti finali, serramentisti e installatori. Noi, grazie alla nostra capillarità e alla vostra capillarità e alla nostra storicità, abbiamo deciso di fare business con il canale degli installatori, quindi con voi, perché riteniamo che fa parte della nostra natura, della nostra politica. Ci siamo focalizzati sul mercato delle porte per capire quelli che sono le, gli elementi chiavi che lo caratterizzano. Di sicuro parliamo di un mercato veloce, dove tempi di consegna, tempi di intervento e disponibilità di materiale sono gli elementi più importanti. Nel 2018 abbiamo iniziato a sviluppare un modello di business differente che ci potesse dare e garantire una crescita. Abbiamo creato dei centri di assemblaggio in Italia, nel 2018 ne avevamo 8, nel 2021 siamo arrivati a 35. Che cos'è il centro di assemblaggio? È un cliente che acquista le porte in kit e le assembla in loco a misura, questo per poter fornire e alimentare la filiera nei tempi giusti. Così facendo, il mercato, il nostro fatturato delle porte automatiche è cresciuto in un modo importante. Siamo a più 70% rispetto al 2018 e quest'anno chiuderemo a 500 porte. Il 60% delle porte che realizziamo sono fatte in kit, quindi con le vendiamo grazie ai clienti che hanno sposato il nostro progetto. Dobbiamo però ulteriormente crescere, dare un'ulteriore spinta. Come possiamo fare? Abbiamo studiato una proposta commerciale mirata che vi consentirà di essere competitivi, molto competitivi sul mercato, vi daremo supporto commerciale e poi abbiamo lavorato a livello di ufficio tecnico per progettare una nuova gamma che sicuramente è più completa ed è eh, più tecnologicamente avanzata. A tal proposito passo la parola a Paola Parala. Per la sua presentazione. Grazie a tutti e a dopo. Grazie Antonio, buon pomeriggio a tutti. Mi presento. Sono Paola Palara, il Product Manager della Business Unit Commerciale Urbana di BFT e sono qua per parlarvi della nostra nuova gamma di automazioni. Eh, la gamma di automazioni per porte BFT si arricchisce di nuovi modelli per soddisfare ogni esigenza di automazione sia in termini di porte pedonali scorrevoli che di porte abbattente. Le automazioni della nostra gamma garantiscono massima affidabilità, totale sicurezza, prestazioni elevate e la possibilità di gestire l'automazione, quindi l'ingresso automatico, sia da locale, mediante radar pulsanti, che da remoto attraverso l'esclusivo protocollo U-Link. Questo rende le nostre automazioni assolutamente idonee all'utilizzo in installazioni, in ambienti con un elevatissimo traffico pedonale come centri commerciali, farmacie, strutture sanitarie, eccetera. La modularità delle soluzioni che proponiamo e l'ampia gamma di accessori a catalogo permette di comporre e personalizzare l'automazione nel modo da ottenere la migliore combinazione tra l'estetica e la funzionalità e le prestazioni. Tutti i sistemi per porte scorrevoli BFT sono certificati in conformità alla norma EN 16005 eh, che garantisce la massima sicurezza d'uso per l'utilizzatore. Adesso ci addentriamo un po' più nel dettaglio delle porte scorrevoli pedonali e andiamo a parlare dei nuovi eh, prodotti che vi vogliamo presentare che sono la gamma Vista SLK Smart e Vista SLA 200 Smart che sono alle mie spalle. Le automazioni per porte scorrevoli BFT rispondono a varie necessità d'uso, dato che permettono di realizzare ante di dimensioni importanti e di peso importante fino a 200 kg per ante. Le soluzioni tecniche che abbiamo adottato e i materiali utilizzati per tutti i componenti della gamma garantiscono la perfetta scorrevolezza e l'elevatissima affidabilità dell'automazione nel tempo. Gli accessori sono molti, si possono scegliere a catalogo in modo da personalizzare la porta in base alle proprie necessità e avere un funzionamento sicuro e intuitivo. Vista SLK Smart è la nuova gamma di automazioni compatta, moderna, versatile che permette di realizzare sia ante leggere fino a 100 kg che ante pesante fino a 150 kg. Sono i modelli che vedete alle mie spalle, quindi SLK Smart caratterizzata da... Questo ingombro particolarmente ridotto. Tutte, tutti i modelli della gamma sono stati testati fino a 2 milioni di cicli. I profili che vedete appositamente studiati per la nuova gamma hanno dimensioni ridotte e conferiscono all'automazione un design moderno e lineare che si integra gradevolmente all'interno di ogni contesto architettonico. All'interno della gamma abbiamo vista SLA200, che invece è l'automazione estremamente robusta e affidabile quella che vedete in alto, ottenuta dal potenziamento dell'attuale Vista SL che permette di azionare Ante fino a 200 kg di peso con il massimo comfort e sicurezza. I modelli della gamma quindi sono Vista SLK A150 Smart che è l'automazione per elevate prestazioni per Ante fino a 150 kg di peso equipaggiata con motore Dunker. L'altro modello è il Vista SLK A100 Smart, sempre anch'esso dotato di motore Dunker per azionare ante leggere fino a 100 kg, e questo è il modello che coniuga l'affidabilità e l'estetica. Il Vista SLK A100R Smart è l'automazione progettata per assicurare ottime prestazioni ad un prezzo competitivo per azionare ante fino a 100 kg di peso. E il Vista SLA 200 è l'automazione anch'essa con motore dunker, abbinata in questo caso ai profili di dimensione maggiorata che permette di azionare Ante fino a 200 kg. Caratteristiche comuni a tutta la gamma sono eh, il motore dunker che è in dotazione a tutte le versioni, che garantisce lunga durata ed affidabilità per l'automazione, ad eccezione del modello A100R che non è dotato di motore dunker i carrelli di scorrimento a tre ruote, quindi che garantiscono la massima stabilità dell'ANTA, il perfetto funzionamento e scorrevolezza, il dispositivo di elettroblocco che in assenza di alimentazione mantiene la porta chiusa, la centrale di comando Aria Evo con programmazione a display che permette di gestire in automatico le principali funzioni sia in locale che da remoto tramite protocollo ULink. Anche il fatto che tutte le porte sono certificate secondo la normativa EN 16005. Parliamo più nel dettaglio di Vista SLK Smart, quindi del modello che vedete qua. Tutti i modelli di questa gamma si abbinano quindi alla nuova Traversa, che ha dimensioni di 89 x 150 mm, e al nuovo cover frontale in alluminio anodizzato alto 130 mm che si monta in maniera estremamente facile con un semplice aggancio alla trave attraverso una semplice rotazione che mi consenta poi di mantenerlo in una posizione stabile. Eh, tutti i modelli della gamma SLK sono dotati di cinghia in poliuretano da 10 mm con elevate caratteristiche di resistenza all'usura e di tenuta e come dicevamo prima sono equipaggiati con motore dunker ad esclusione della versione 100R. Mm, riepilogando le caratteristiche eh, in una tabella può essere utile per rammentarsi le differenze di caratteristiche principali tra una versione e l'altra. Quindi eh, la vista SLK 150 permette di fare ante eh, a singole di 150 kg e ante doppie 120 più 120 kg, mentre le versioni 100 e 100R eh, anta singola da 100 kg e anta doppia 80 più 80 kg. Il passaggio utile per tutte le versioni nel caso della configurazione a un'anta va da 750 a 2150 mm, mentre nel caso di configurazione a doppia anta vanno dagli 800 ai 2900 mm. Le dimensioni massime dell'automazione saranno 130 di altezza per 150 di profondità per 6000 mm, quindi 6 metri, ehm, che è la massima larghezza realizzabile. La velocità di apertura e chiusura è regolabile fino a un metro al secondo. Abbiamo visto il motore Dunker su tutte le versioni, a parte la versione 100R. E tutti questi modelli sono compatibili con sistema di sfondamento abbattente SASA, e dotati tutti i modelli di centralina Aria Evo e con la possibilità, come dicevamo, di connettività U-Link. Parliamo adesso eh, un po' della Vista SLA200, che è il top di gamma in termini di prestazioni, quindi di peso dell'ANTA. Eh, Vista SLA200 Smart, che è il modello che vediamo qua sopra, è il, il potenziamento dell'attuale versione SL. Grazie ad una serie di miglioramenti tecnici apportati al prodotto, il peso è stato incrementato fino a 200 kg. Si abbina alla traversa maggiorata. Con trave da 151x102,5 e con cover da 155, che è la trave che oggi viene utilizzata sull'attuale Vista SL che già conoscete. L'equipaggiamento è sempre il medesimo, dato che si usa ancora lo stesso kit modulo dell'attuale Vista SL. E in questo caso la cinghia in gomma. Da 15 mm è stata sostituita dalla cinghia in poliuretano, sempre da 15 mm, che garantisce una migliore resistenza all'usura e un'elevata tenuta, e continua ad essere disponibile in gamma la comoda dima per il fissaggio della trave a muro. Le caratteristiche eh, sinteticamente riassunte in questa tabella. Eh, ricordano che il peso massimo dell'anta singola è 200 kg, il peso massimo per l'anta doppia è 150 eh, più 150, passaggio utile eh, ad un'anta e a due ante è come quello che abbiamo visto per tutta la gamma SLK e tutte le altre caratteristiche rimangono uguali a quelle della gamma vista SLK. Parliamo adesso invece di come si configura il prodotto e quindi com'è possibile eh, usarlo per realizzare delle automazioni finite. Abbiamo due tipi di configurazioni, quella in kit modulo, che è il kit automazione da abbinare al set profili e ad altri componenti della gamma per creare un'automazione completa, e nella versione automazione assemblata che invece viene ordinata già nella misura richiesta. Il kit modulo è composto da un kit preassemblato, con trasformatore, motoriduttore e centralina, che sono già montati, cablati e testati in modo da ridurre notevolmente il tempo di montaggio e semplificare l'installazione del kit all'interno della trave. Sono disponibili quattro diversi kit, uno per ogni diverso modello di automazione, quindi tre modelli della gamma Vista SLK e il Vista SLA200. Per realizzare un'automazione un completa attraverso il kit modulo, eh, il kit modulo va abbinato a tutta una serie di componenti che sono il set profili, la cinghia di trascinamento e il kit espansione doppia anta. Qualora dovessimo fare una configurazione a due ante. La cinghia di trascinamento, quindi la cinghia dentata in poliuretano, esiste oggi in due versioni, quella da 10 mm che va su tutti i modelli del Vista SLK e quella da 15 che va solo sul Vista SLA200. Il kit espansione doppia ANTA altro non è che una coppia di carrelli addizionali eh, per realizzare porte a due ante, eh, c'è un nuovo codice per il Vista SLK e si continua a usare il codice che già conoscete per il Vista SLA 200 Smart. Il kit profili disponibile in tre diverse lunghezze da 3 metri, da 4,4 e da 6 metri, esiste in due diverse versioni, quello compatto che vediamo qua per la gamma Vista SLK e quello maggiorato per il Vista SLA 200. Il kit profili si compone dalla trave di supporto, eh, la guarnizione binario, il binario, il cover frontale e la cerniera in gomma che è solo nel caso del Vista SLA 200. L'automazione assemblata invece è l'altro modo Confi L'altra configurazione di cui disponiamo a catalogo che è l'automazione già premontata alla trave di sostegno, tagliata nella misura richiesta, va indicato esplicitamente nell'ordine, pronta per essere installata. In questo caso eh, è costituita da una trave di sostegno eh, all'interno della quale viene, viene già preassemblato il kit modulo e all'interno della confezione ci sono i fianchetti laterali per la trave e la cinghia dentata. Tutto tagliato nella misura desiderata. Eh, sono state apportate alcune modifiche al modo di gestire l'automazione assemblata rispetto alla gamma precedente per semplificare l'ordine da parte vostra del cliente e velocizzare anche la produzione interna e quindi eh, velocizzare la fornitura. Eh, abbiamo deciso di mettere il cover frontale all'interno eh, dell'automazione già tagliato nella misura desiderato assieme alle coperture laterali, eh, quindi già fornito all'interno della confezione. L'automazione completa, le cui dimensioni, come ricordavo, devono essere riportate esplicitamente nell'ordine, viene realizzata partendo dal codice di automazione assemblata che ha un range di larghezza che include la misura effettiva della porta. Ad esempio. Se dobbiamo realizzare una porta vista SLK A150 due ante eh, con una lunghezza trave di 4000 mm, quindi due ante da 2000, dovremo scegliere il codice. Eh, che ha come lunghezza di traversa un range che va da 3000 a 4400 mm, che è quello che ho evidenziato in giallo all'interno della tabella riepilogativa. Dei cinque codici di cui oggi disponiamo per il Vista SLK A150, altrettanti sono disponibili per gli altri tre modelli di eh, automazioni all'interno della nostra gamma. Per parlare invece degli accessori di tutta la gamma, ricordiamo il selettore di funzione, il trasmettitore a due canali, il cubo touch, l'elettroblocco, il kit batteria di emergenza, il tasto di attivazione, altri accessori che comunque sono disponibili a catalogo assieme alla vasta gamma di sensori. Parliamo adesso dei plus di questo prodotto, i plus della gamma, quindi punti di forza. Sicuramente il più importante è il fatto che abbiamo un unico profilo per tutta la gamma Vista SLK, quindi tutti e tre i modelli di Vista SLK utilizzano il profilo compatto. Avere un unico profilo significa semplificare il magazzino del cliente, avere un'estetica comune, lineare, pulita, moderna e anche una massima adattabilità all'interno di tutti i contesti. Altri importanti plus di prodotto sono ad esempio il fatto che il carter di copertura eh, si applica frontalmente con una semplice rotazione e anche il fatto che eh, la gamma è caratterizzata da pochi componenti, eh, tutti già preassemblati. Questo sicuramente facilita l'installazione rendendola semplice, veloce, anche in condizioni di spazi ristretti perché arrivo con il carter frontalmente eh, senza bisogno eh, di ulteriori complicazioni. E questo permette anche una facile manutenzione. Un altro importante plus di prodotto è rappresentato dai carrelli di supporto anta a tre ruote regolabili e con ruota di antideragliamento. Eh, la presenza della terza ruota facilita lo smontaggio frontale dell'anta per eseguire attività di manutenzione senza la necessità di doverla sfilare frontalmente, garantiscono un'elevata stabilità dell'ANTA durante il funzionamento e anche una perfetta scorrevolezza e silenziosità. Adesso vorrei introdurvi invece alla Vista Emergency, che è il sistema ridondante per porte scorrevoli che abbiamo inserito a catalogo che può essere installato eh, su vie di fuga e uscite di emergenza in sostituzione delle tradizionali automazioni con ante scorrevoli sfondabili a battente. Questa automazione rappresenta un sofisticato sistema di emergenza che garantisce la possibilità di evacuare il locale mediante l'immediata apertura delle ante in caso di emergenza, il tutto in conformità alla normativa europea EN16005. In caso di emergenza le ante si aprono automaticamente consentendo l'immediata evacuazione del locale. Le caratteristiche principali del prodotto sono che Vista Emergency permette di realizzare configurazioni a singola anta del peso massimo di 140 kg e doppia anta del peso massimo di 120 più 120. Un importante aspetto è che si abbina ai nuovi profili compatti che abbiamo visto prima per il Vista SLK. Eh, il prodotto utilizza un motore brushless impresa diretta sulla cinghia senza l'ausilio di un riduttore. I due avvolgimenti completamente indipendenti, gestiti dalla centralina elettronica e testati periodicamente dal sistema per garantirne il perfetto funzionamento, garantiscono l'apertura della porta in qualunque condizione di emergenza. La batteria di emergenza che si trova all'interno del kit automazione, quindi in dotazione di default al prodotto, mantenuta sempre in carica e testata periodicamente, assicura l'apertura della porta in caso di mancanza di corrente. Qualora la batteria avesse un guasto o il livello di carica fosse insufficiente, l'automazione va automaticamente in stato di emergenza e si apre. La scheda aggiuntiva di emergenza in dotazione alla scheda principale di controllo, completamente indipendente da quest'ultima, è dotata di un proprio microcontrollore che supervisiona il funzionamento della scheda principale e quindi può pilotare autonomamente il motore per ottenere l'apertura di emergenza delle ante. Le caratteristiche principali tecniche della vista emergency riepilogate nella tabella eh, indicano quindi che il peso massimo dell'anta singola è 140 kg, quello dell'anta doppia è 120 più 120, il passaggio utile eh, come per il VISTA SLK nel caso di configurazione a un'anta va da 750 a 2150 mm nel caso del passaggio a due ante 800 2009. Tutte le altre caratteristiche rimangono all'incirca le stesse. Ricordiamo un'importante differenza: questa automazione è dotata di motore brushless a doppio avvolgimento e l'alimentazione è a range esteso, quindi dai 100 ai 240 volt. È dotata di blocco ante attraverso freno magnetico e blocco bistabile che vedremo più avanti nel dettaglio. E Vista Emergency è disponibile al momento soltanto nella versione kit modulo quindi da abbinare ad altri componenti della gamma per poter realizzare un'automazione completa. Vediamo quindi che il kit modulo è composto dalle seguenti parti un preassemblaggio motore brushless e scheda di controllo, il gruppo rinvio cinghia, i carrelli di supporto ANTA che sono gli stessi che utilizziamo in tutta la gamma Vista SLK, la batteria ridondante fornita in dotazione al prodotto, le coperture laterali da abbinare al profilo compatto del Vista SLK e il selettore elettronico di funzioni con pannello touch capacitivo, altri componenti che servono per completare la configurazione. Per realizzare quindi un'automazione completa mh, di Vista Emergency, analogamente a quanto abbiamo visto per il Vista SLK, dobbiamo abbinare il kit modulo ad altri componenti di base, che sono il kit profili che è composto, lo ricordo, da trave, cover frontale, guida di scorrimento e guarnizione, sempre lo stesso kit profili del Vista SLK, la cinghia antistatica di poliuretano che in questo caso però non è da 10 ma da 12 mm, specifica per il Vista Emergency, il sensore di sicurezza e apertura di emergenza, specifico per emergency, eh, conforme alla normativa EN 16005 eh, e alla DIN 18650 e un kit espansioni per configurazione di doppia anta, ovviamente se devo fare una porta a due ante. Eh, ci sono degli importanti accessori a catalogo per il Vista Emergency che sono rispettivamente il blocco bistabile che agisce direttamente sui carrelli e non sulla cinghia, che consente di bloccare la porta in chiusura anche in assenza di corrente, quindi che non consente di aprire le ante. Un freno magnetico che consente il blocco della porta in qualunque posizione. In caso di manfunzionamento, in questo caso il freno si disinserisce e la porta chiusa può essere aperta manualmente applicando una forza di soli 30 kg un pulsante di emergenza, se dobbiamo dotare la porta di questo dispositivo per avere un'immediata apertura della porta, e il badge che consente la modifica delle funzioni del selettore che sono normalmente impostate sulla protezione eh, dal cambio di impostazioni indesiderato. Riporto qua a schema di esempio una configurazione tipo del vista emergency, quindi come eseguire, come effettuare una configurazione caratteristica, quindi il kit modulo dell'emergency, sono necessari i kit profili del Vista SLK, una cinghia antistatica 12 mm, il kit espansione doppia anta, questa è una configurazione a due ante, un dispositivo freno magnetico in questo caso, un sensore di sicurezza ed apertura di emergenza, abbinato però a un sensore di attivazione e sicurezza esterno, il selettore di funzioni e il pulsante di emergenza. Così per riepilogare quello che è necessario per fare un'installazione completa. I plus di prodotto per i Vista Emergency sono sicuramente ancora di più un unico profilo. Che in questo caso non è solo per i Vista SLK, ma anche per l'Emergency. Quindi riesco a gestire due modelli. E due gambe di prodotto con lo stesso profilo, quindi semplificazione per il magazzino del cliente, un'estetica lineare e compatta e il fatto che posso all'interno di un unico contesto eh, di installazioni avere la stessa estetica sia tra porte scorrevole tradizionali che eh, porta posta su vie di fuga o uscite di sicurezza. Vista Emergency sostituisce, può sostituire, le tradizionali automazioni con sistema di sfondamento abbattente. I benefit, I benefit principali sono l'eliminazione dei lunghi tempi di lavorazione del profilo e di installazione del sistema di sfondamento che usiamo abitualmente, un'importante riduzione dei costi e anche una maggiore sicurezza. Perché rispetto a un tradizionale sistema di sfondamento, in cui in caso di evacuazione le ante abbattente possono andare a colpire o oggetti o persone che sono al di fuori dell'ambiente, in questo caso non corro questo rischio. Un importante plus di prodotto del Vista Emergency è che in caso di emergenza le ante sono già aperte per consentire l'evacuazione immediata e questo è un importante benefit per le persone disabili che evitano il contatto diretto con le ante e non hanno necessità di azionare manualmente la porta. Ricordiamo anche il dispositivo di blocco bistabile che agisce sui carrelli e non sulla cinghia, quindi particolarmente importante perché in caso di tentativo di effrazione, anche tagliando la cinghia, le ante restano bloccate impedendo la manomissione della porta. Riepilogo brevemente in questa tabella eh, complessiva le caratteristiche principali della gamma di cui abbiamo parlato fino ad ora, vale a dire porte scorrevoli pedonali e vista emergency evidenziando che il profilo maggiorato viene utilizzato solo sulla gamma Vista SLA 200, mentre il profilo compatto è comune a tutti gli altri modelli della gamma. Riporto qua brevemente eh, i pesi delle ante, il tipo di motore in dotazione ad ogni kit automazione, il codice per vostra comodità anche del kit automazione che comunque è il cuore dell'automazione stessa, eh, il tipo di cinghia utilizzata, e soprattutto la retrocompatibilità con l'attuale sistema Vista SL quindi con il parco di porte già installate. Evidenziamo il fatto che eh, se abbiamo un installato di Vista SL, tutti i modelli della gamma Vista SL A200 e anche tutti i modelli del Vista SL K sono compatibili e quindi sostituibili al Vista SL attuale. Adesso invece vorrei parlarvi della gamma di porte battenti, quindi Vista Swing. Eh, le automazioni per porte pedonali a battente vista swing permettono di automatizzare ante di grandi dimensioni e di peso elevato fino a 350 kg che sono destinate a un utilizzo frequente, a un utilizzo intensivo come tipicamente si può avere nelle strutture sanitarie, nelle strutture alberghiere. Il prodotto è caratterizzato da ingombri ridotti, un'estetica lineare, quindi anche questa versione di prodotto è perfettamente integrabile all'interno di qualsiasi contesto abitativo, di tipo commerciale, industriale o del terziario. Le soluzioni tecniche che sono state adottate per la gamma garantiscono un azionamento assolutamente affidabile e silenzioso. La gamma si compone sostanzialmente di due modelli, entrambi disponibili sia in versione motorizzata, sia in apertura che chiusura, in versione con chiusura controllata mediante la molla di richiamo. Sceglieremo la versione più adatta alle nostre esigenze in base al peso dell'ANTA e in base al tipo di installazione che dobbiamo effettuare. I modelli sono quindi Vista Swing SW260 che permette di realizzare ANTE fino a 260 kg per uso intensivo con una lunghissima durata e zero manutenzione. E il modello top di gamma che è il Visto Swing SW350, che permette di realizzare ante fino a 350 kg di peso per uso molto intensivo, lunga durata e zero manutenzione. La caratteristica della Vista SW350 è che è disponibile anche nella versione idonea all'uso su porte resistenti al fuoco, in questo caso la versione dotata di molla di richiamo. Grazie a una presenza di una batteria di emergenza integrata all'interno del prodotto il funzionamento della porta è garantito sempre e comunque anche in caso di mancanza di corrente. Ho riepilogato in questa tabella le principali caratteristiche dei due modelli della gamma, vale a dire il Vista SV260 e il Vista SV350. Peso massimo dell'ANTA per il primo modello 260 kg, per il secondo 350. Passaggio utile mh, per la configurazione ad un 600 600.004 per il vista 2.60 e 700.004 per il vista 3.50. Velocità di apertura fino a 70 ⁇ al secondo per entrambe le versioni, velocità di chiusura fino a 40 ⁇ al secondo per entrambe le versioni. Massima. Angolo di apertura 110 gradi, peso dell'operatore leggermente più leggero per il Vista Swing 260 rispetto al Vista Swing 350. Frequenza di utilizzo continuo, conformità alla normativa N1634 relativo alle porte resistenti al fuoco eh, solo per il Vista 350 che come dicevamo prima dispone dello specifico modello eh, conforme a questo tipo di normativa. Grado di protezione IP40 e batteria di emergenza opzionale da ordinare a parte. Con questo io ho concluso la mia parte relativa a porte pedonali scorrevoli e porte a battente. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e lascio la parola a Damiano. Grazie a tutti. Grazie, Paola. Buon pomeriggio. Mi presento. Sono Damiano De Luca, Sales Engineer del Centro Sud Italia per il Canale Pro e dallo scorso anno ho preso in carico il progetto dello sviluppo dei centri di taglio. Questo perché nella mia precedente mansione assemblavo le porte in BFT, quindi ho potuto mettere a disposizione dei miei colleghi l'esperienza dell'assemblaggio di una porta. Quello che oggi vi mostrerò sono gli step che ci permettono di trasformare una porta in kit e quindi avere tutti gli accessori disassemblati in una porta assemblata. La prima fase è quella di tagliare il profilo, il copriprofilo e il fungo di scorrimento in base alla misura richiesta dal cliente. A questo punto andiamo ad inserire il fungo di scorrimento dei carrelli all'interno di una guida nel profilo dove andrà inserito a pressione in questo modo. Lateralmente. Ci sono due fori che terranno fissato il fungo al profilo. Fatto questo, andiamo ad inserire il kit montaggio vista, che come potete vedere è formato da trasformatore, motore e centrale già cablati e uniti tra di loro da una dima, questo perché per far sì che i tempi di assemblaggio siano più ridotti e sia più semplice anche a livello meccanico. Questo kit viene inserito all'interno del profilo rispettando una quota che nel manuale viene riportata con la lettera A. È una quota che varia in base alla lunghezza della trave e quindi dal varco che dobbiamo coprire. Questa misura A è una misura imposta che si prende partendo dalla parte sinistra della trave. Misurata quella quota andiamo ad inserire il kit montaggio. si fissa al profilo con dei dadi e dei bulloni. Step successivo è l'inserimento dei carrelli all'interno della traversa. Carrelli che, come potete vedere, hanno tre ruote, due di scorrimento ed una antideragliamento. La terza ruota ci permette di far sì che l'anta sia più stabile all'interno del profilo e ci dia la possibilità di estrarre, in caso di manutenzione, l'anta in maniera frontale. In che modo? In questo modo. Allora, il carrello esce con la ruota antideragliamento nella parte più bassa. Allora, in fase installativa la ruota viene mandata a battere nella guida superiore della trave in modo tale che scorra e il carrello non vada avanti. Nel caso in cui noi dovessimo smontare l'ANTA per ragioni di manutenzione, andiamo ad allentare la ruota antideragliamento mandandola nella parte più bassa e quindi ci troviamo in, nella situazione che facendo un'azione frontale l'anta si può smontare a questo punto rimandiamo il carrello nella posizione corretta e proseguiamo con lo step successivo quello di inserire la puleggia di rinvio, puleggia che anch'essa rispetta una quota che varia in base alla lunghezza della trave, quota che si prende misurando il centro del motore per poi arrivare al centro della puleggia. Una volta individuata la misura la fissiamo sul profilo sempre con dei dadi e dei bulloni. Siamo. Dopodiché andiamo ad inserire la cinghia che ha una misura anch'essa stabilita sul manuale dove la facciamo passare tra il motore. E la puleggia. Le due estremità verranno unite da questa staffa. Quindi prendiamo le due estremità e le uniamo con questa staffa. in questo modo la quale è fissata con due brucole che tiene la cinghia unita La staffa poi verrà fissata nella parte inferiore del carrello in modo tale che cammini insieme al carrello con altre due brucole. Step successivo è tensionare la cinghia prendendo una chiave da 13 e andando ad agire su questo bullone. Una volta che la tensione è quella corretta, andiamo a serrare la vite che tensiona la cinghia con due chiavi da 13, in questo modo. Stringiamo il bullone che tiene ferma la ruota dentata della Puleggia e come si può vedere siamo già al 90% dell'assemblaggio. La fase successiva è l'installazione dei fermi meccanici dove andranno a battere le ante mobili, quindi andrà una all'estremità destra sempre con due bulloni e due dati, dove si può vedere che lateralmente c'è un gommino di gomma dove andranno a battere le ante. parte destra e uno nella parte sinistra. Fatto questo la porta è finita. Gli accessori optional che possono essere installati sono l'elettroblocco che va ad agire direttamente nella parte posteriore del motore togliendo il coperchio che copre l'encoder. Qui sotto con due viti che poi lo tengono fermo al motore e l'altro accessorio optional è il pacco batterie che rispetta anche questo, una quota installativa che ci permette di fare delle manovre in assenza di tensione. Allora, a questo punto fissiamo il tappo. Con tre viti, una che andrà ad agire anche sul fungo dei carrelli e le altre due che vanno sul tappo. A questo punto mettiamo il tappo di sinistra. Copri profilo e l'assemblaggio è terminato. Adesso vi lascio al um, contributo di alcuni nostri clienti che vi illustreranno i loro casi di successo dopo aver abbracciato il progetto dei centri di taglio e quindi l'acquisto delle porte in kit. Grazie e buon proseguimento. Un saluto a tutti, eh, sono Segretario Alfredo della Novatec SRL. La mia azienda nasce nel 1991 come Sicurtec di Segretario Alfredo e poi si trasforma in Novatec SRL. Dal 2012 faccio parte del gruppo BFT, sono un installatore Kick Cut. E siamo un'azienda, siamo 8 dipendenti, compreso me naturalmente. E sono cinque i ragazzi che girano per, per i vari interventi, per le chiamate, la nostra gestione della società è manutenzione e installazione di automazioni, Ci abbiamo anche un contratto di manutenzione con i condomini, quindi stipoliamo dei contratti di manutenzione con i condomini in modo che diamo sempre un, degli interventi insomma, entro le 24 ore. E ci leghiamo un po' tra virgolette con i clienti proprio tramite questo contratto di manutenzione. I miei dipendenti spesso li tengo qui in ufficio un paio d'ore ogni due o tre mesi per aggiornarli sui nuovi prodotti per quanto riguarda sia prodotti che normative e studiamo un pochettino insieme il da farsi per cercare di, di risolvere i problemi. Diciamo, il più semplice possibile ho cominciato a trattare le porte automatiche in kit quando ho cominciato ad avere una richiesta un pochettino più impegnativa e vedevo che ritardavamo un pochettino sulle consegne in che senso perché di solito questi gruppi commerciali quelli con cui lavoriamo noi l'80% delle porte automatiche che facciamo sono gruppi conab gruppi pam e quando abbiamo una richiesta la richiesta praticamente viene fatta quasi istantanea o perché c'è una sostituzione di un, uno svecchiamento su una porta talata o, o su un nuovo, ma ci viene richiesta sempre nell'arco delle 48 ore. Quindi eh, era difficile eh, avere delle porte al momento che uno ci, ci chiedeva, ci faceva l'ordine. Invece che cosa abbiamo fatto? Ci siamo organizzati appunto con eh, questi nostri clienti, con i serramentisti, perché lavoriamo tramite i serramentisti la maggior parte delle porte e quindi come loro ci chiamano io mi tengo sempre i travi a disposizione così i kit di automazione di modo che come ho la richiesta posso subito praticamente eh, preparare la porta automatica eh, strutturarla e, e prepararla subito ho dei tecnici interni che non è un solo tecnico ma sono due o tre tecnici che sanno praticamente mh, assemblare le porte automatiche quindi in qualsiasi momento quando ho una richiesta posso decidere quale dei, dei, dei ragazzi o liberi e posso farli intervenire e farli, farli assalurare queste porte automatiche in questo modo abbiamo avuto un'occasione insomma eh, abbiamo dato il modo agli serramentisti di avere queste porte subito pronte e, e poi in più naturalmente abbiamo potuto anche un po' limare il discorso dei costi di, di queste cose qui anche, anche come, come preventivo ci siamo offerti verso il cliente anche con prezzi molto Buone, insomma. A livello organizzativo, eh, diciamo che devi avere uno spazio. Noi abbiamo uno spazio, eh, un magazzino dove teniamo appunto tutto quello che sono i kit di automazione eh, per poi assemblare il tutto. Un po' quello che ho detto prima, eh, naturalmente. Per quanto riguarda poi il discorso dei travi, noi eh, acquistiamo quasi sempre travi, eh, quelli da 6 metri, metri, quelli più grandi praticamente, e poi a seconda la richiesta che abbiamo decidiamo di fare i vari tagli. I travi di solito vengono appoggiati direttamente, abbiamo questa, questa, diciamo, tra questa occasione di lasciare i travi dal, dal nostro serramentista di fiducia. Che quando ci chiede la porta in automatico ci taglia diciamo, il trave a misura, e poi noi ci andiamo a prendere il trave, lo assembliamo e riconsegniamo il trave al serramentista o, o lo viene installato direttamente dal serramentista sulla vetrina stessa. Eh, che di solito a volte li installano poi anche loro, eh, nel senso che gli danno corrente e basta perché facciamo tutto noi lì, le, tramite l'officina del serapentista o altrimenti facciamo l'installazione diretta sul posto. Tramite mh, le richieste di intervento che abbiamo avuto per quanto riguarda questi clienti le, le, sulle automazioni in generale poi ci siamo presentati anche per le porte automatiche. E, abbiamo fatto garantendo un intervento diciamo sempre quasi entro le 24 ore e quindi abbiamo cominciato così a fare questi per questi, questi interventi su porte automatiche esistenti e dopodiché piano piano ecco, lavorando su, su automazioni molto datate abbiamo cominciato a fare delle proposte di sostituzione e adeguando anche le porte poi alle nuove normative e quindi presentando un pochettino tutto il prodotto siamo riusciti poi a entrare in questo business e riuscire a fare questo, questo volume di porta automatica. I clienti che li abbiamo proposto erano nostri clienti, e sono società che lavorano per i gruppi Conad, Pam e altri gruppi di supermercati e i benefici sono stati quelli che noi praticamente abbiamo sempre garantito, specialmente quando abbiamo cominciato a assemblare nuove porte abbiamo garantito. Sempre le porte in massimo in 48 ore, cosa molto importante per i centri commerciali, per i gruppi diciamo di supermercati perché eh, lo capite da voi? O estate o inverno, problema del caldo, problema del freddo. Le porte devono essere sempre funzionanti e chiuse. A volte c'è anche il discorso della porta entrata e uscita, quindi eh, abbiamo puntato molto su quello lì su consegnare la porta massimo tra i 24 e i 48 ore. Allora, risultato di vendita. Inizialmente è stato di, era di un 10% sul totale del fatturato della Novatec, eh, fornendo una un porta automatica eh, in kit eh, diciamo che è aumentato all'incirca siamo arrivati a un 25% di quello che è il fatturato totale della Nuova Tech. Quindi parliamo praticamente a livello solo di automazioni, parliamo di un incremento che è arrivato a un 40-45% sul totale, diciamo, di quello che è solo la parte automazione. Quindi un 40, 40 massimo 50%, è quello che noi facciamo di fatturato per quanto riguarda tutto quello che è automazione. Come potrebbe aiutarmi il BFT? Potrebbe aiutarci a, a presentarci a queste grandi società che gestiscono un pochettino il business, diciamo, delle ristrutturazioni eh, dei grandi centri commerciali, di queste cose qua. Perché naturalmente, noi presentandoci come eh, ditte artigiane, non è che abbiamo un, purtroppo un grande peso. Eh, perché io, ecco, lo vedo, lavoro, lavoro praticamente con società che lavorano per la Conad, per la PayPal, per, per, per altri supermercati. Eh, ma noi diciamo che siamo un po' eh, come si dice eh, nascosti. Quindi, da parte di BFT, io almeno chiederei un aiuto a livello. Di marketing, di, di pubblicità, eh, presentarci in questi posti con, con le spalle un po' più coperte, diciamo, eh, con, con BFT dietro le spalle, anche tramite brochure, tramite, eh, che, che dove, dove c'è il marchio BFT che è presente, oltre il nostro come, come ditta artigiana, penso che forse sarebbe una cosa molto, molto buona, diciamo. Buongiorno, buongiorno a tutti, allora io sono Gianluca Oranelli, sono socio titolare della Centromatic, insieme all'altro il mio socio, Luigi Pulcini. Abbiamo fondato l'azienda nel 2007 dopo che avevamo eh, avuto un'esperienza sempre nel settore dell'anomazione. Nel 2007, come dicevo, abbiamo fondato la nostra azienda, la Centromatic, che si trova a Terni e da, da lì in poi abbiamo eh, ogni giorno creduto sempre di più a quello che era il settore dell'automazione e oggi riteniamo che siamo un'azienda leader nel nostro territorio. Eh, la nostra azienda è formata da un organico di in totale siamo 12 persone, come dicevo io il mio socio e poi abbiamo due segretarie amministrative e eh, otto ragazzi che si alternano con installazioni, eh, chiamate, interventi di chiamate e riparazioni in laboratorio. Le porte in kit eh, le abbiamo iniziate a utilizzare appena c'è stata la disponibilità da parte di BFT. Perché il mercato delle porte, come credo ben sapete, è molto diverso dal resto dell'automazione, dal cancelletto residenziale o comunque un cancello in sé per sé. La porta automatica non può restare aperta due, 3, 4 giorni in un supermercato o in un negozio. Per cui l'esigenza di avere delle porte disponibili è in modo tale da accontentare una fascia di clienti importanti, perché non parliamo solo del. Un negozio, magari piccolino, che bene o male si può in qualche modo arrangiare e chiudere il eh, locale la sera, ma soprattutto per centri commerciali e mercati di grandi catene. Eh, in effetti, da quel, da quel periodo abbiamo acquisito anche una fetta di mercato noi importante, che sono eh, catene eh, alimentari, distribuzione alimentare comunque importanti e note un po' in tutto il territorio nazionale perché comunque questa forza di dare eh, la porta, mh, non dico in 12 ore dalla, sera alla mat dalla mattina alla sera, ma in effetti possiamo comunque farlo, però al giro di 24-48 ore garantiamo la sostituzione della porta. Beh, avere le travi in kit eh, lo ritengo un bel business, perché comunque ci garantisce innanzitutto di coprire una clientela che può avere una richiesta di una trave eh, particolare, per cui magari con un vano passaggio decentrato rispetto allo standard che abbiamo in tabella, oppure magari una porta piccola che però deve essere installata in un contesto dove serve una trave eh, completa, magari da 6 metri, per coprire tutta la, la superficie. Che magari a livello estetico eh, migliora la, la situazione. Eh, per il resto, non, diciamo che non serve niente di particolare, basta avere un piccolo scaffale dove immagazzinare il materiale, noi abbiamo una semplice rastrelliera dove posizioniamo le due o tre misure delle travi, una sega a nastro e un po' di pazienza da parte di una, un tecnico che si adopera a fare l'assemblaggio, ma comunque vi voglio sottolineare che l'assemblaggio fatto una, o due porte è abbastanza banale e semplice. Il vantaggio delle porte in kit è fondamentale per acquisire una fetta di mercato importante che sono almeno i supermercati che hanno magari un'esigenza imminente per la riparazione della porta. Per cui noi con questo servizio abbiamo raccolto una clientela importante perché offriamo oltre al servizio di riparazione possiamo garantire una sostituzione della, della stessa in 24 ore. Addirittura è successo anche qui vicino alla nostra azienda, un suo mercato. L'abbiamo smontata la mattina e il pomeriggio gli abbiamo montato la porta nuova, per cui il cliente l'abbiamo sicuramente soddisfatto al 100%. In più, offriamo un servizio di assistenza, che comunque sulla porta, domani, rispetto al cancello, è fondamentale. E questo ci ha portato mh, negli ultimi anni ad abbracciare una fetta di mercato che mh, magari dieci anni fa era un po' impensabile. Noi lavoriamo con eh, aziende importanti del settore alimentare, tipo Conad, Coop, eh, Superconti, che è una, una catena locale che però comunque ha circa 40 punti di vendita nel centro Italia. Avere le porte automatiche in kit magazzino sicuramente è un beneficio. Beneficio perché si può accontentare quella fascia di clientela che ha esigenza di fare una sostituzione di una porta automatica, in questo modo uno la può garantire in tempi molto brevi: per cui, nel giro di 24 ore, possiamo garantire anche la sostituzione della porta. Eh, per quanto è eh, il business, siamo intorno al 15% del fatturato per un totale delle 50-60 porte l'anno. La BFT dovrebbe aiutare un po' i CAT a proporre ancora di più le porte automatiche, perché magari a livello locale l'azienda, il CAT, è conosciuto per cui non ha bisogno di pubblicità. Io mi specchio un po' nella nostra realtà, noi pubblicizziamo tanto il nostro marchio, la nostra azienda, ma soprattutto il marchio BFT, il brand BFT. Eh, però ehm, mi piacerebbe che la stessa BFT proponga le sue porte a una um, clientela dove molto spesso nei capitolati BFT è assente. Io um, lavoro con diversi salamentisti che lavorano a sua volta con eh, catene di suoi mercati e si trovano però di fronte a un capitolato dove BFT è assente per cui non possiamo presentare la nostra offerta. Eccoci, siamo arrivati quasi al termine di questo evento. Ringrazio Alfredo Segatori della Novatec e Gianluca Ronelli della Centromatic per il loro contributo e per aver raccontato il loro caso di successo. E sono sicuro che eh, potrà essere replicabile in altre zone d'Italia. Abbiamo visto tante cose nel corso di questo evento. La nuova gamma di porte automatiche SLK, molto più ampia e molto co più competitiva eh, di quella precedente. Banalmente, la ridondante sarà un'arma in più a vostra disposizione per eh, riuscire ad automatizzare in modo semplice le vie di fuga. E inoltre per incentivare e spingervi sul realizzare le porte in kit abbiamo pensato di erogare un contributo per l'acquisto dell'attrezzatura, quindi della troncatrice, a chi acquisterà un primo lotto di, di porte in kit. Manca un tassello per quanto mi riguarda ed è quello della presentazione dell'offerta verso l'utente finale. Su questo punto abbiamo realizzato una brochure che vi potrà accompagnare per presentarvi nel miglior modo possibile verso il cliente finale. La brochure è abbastanza semplice perché non ha un taglio tecnico, e descrive gli ambiti di impiego, servizi e benefici e la nostra gamma. C'è una parte sul retro che può essere utilizzata per inserire i vostri dati aziendali, così potrete presentarvi nel miglior modo possibile verso il mercato. Io vi ringrazio, adesso faremo 5 minuti di pausa e poi saremo disponibili per rispondere alle vostre domande. Bene, eccoci nuovamente a voi, grazie ancora per la vostra partecipazione, speriamo di avervi raccontato qualcosa che ha colto il vostro interesse, e raccolto il vostro favore, come vi anticipavamo all'inizio, ora è tempo di rispondere alle vostre domande, per cui usate la, la chat di Teams, potete accedere alla chat, trovando il loghino a forma di fumetto e quindi mandarci le vostre domande. Credo, peraltro, dalla regia mi fanno cenno sì che le prime stiano già arrivando, per cui io le leggo, poi passo parola ai colleghi in funzione dell'ambito di competenza per, per la risposta. Portate pazienza, chi parla toglie la mascherina, chi invece non parla la mette perché il periodo ci impone di far così. Allora la prima domanda è questa, quanto tempo mediamente si impiega per l'assemblaggio di una porta automatica? Direi che chi meglio di Damiano può rispondere a, a, a questa domanda. Allora a livello di tempistiche, eh, non considerando la prima che magari porta via più tempo proprio per una questione di, di manualità, mh, compreso il taglio, in un'ora e mezza, due ore al massimo una porta è assemblata. Avendo anche visto la semplicità del modulo vista, quindi già cablato, quindi le tempistiche sono all'incirca di un'ora e mezza a due ore. Ok, beh sì, tenete presente che, che l'assemblaggio l'avete visto di fatto in diretta, per cui i tempi sono particolarmente eh, brevi, fatto salvo che noi qui non potevamo tagliarla a misura. La seconda domanda, che convenienza in termini economici? posso avere nel trattare la soluzione in kit? Credo che a questa non possa io. che rispondere Antonio. Grazie della domanda. Allora, in termini economici il risparmio può essere nell'ordine del 15-20%, considerando anche la manodopera, quindi il tempo di manodopera che bisogna investire per assemblare la porta. Inoltre si può fare una gestione delle travi in una maniera ottimale, quindi recuperare anche qualcosa a livello di alluminio. Grazie Antonio, Ecco io, io credo che l'aspetto più rilevante oltre al beneficio economico sia il fatto che avere la porta in kit garantisce di, peraltro ce l'hanno detto anche Alfredo e Gianluca, di essere molto pronti nel rispondere alle esigenze dei clienti. Arriva un'altra domanda, la versione 100R garantisce le stesse prestazioni delle altre automazioni in gamma? A questa risponde Paola, prego. Sì, grazie della domanda. Uh, sì, la versione 100R si equivale in termini di prestazioni a quella, alla versione 100. Abbiamo voluto differenziare in gamma le due versioni, una dotata di motore Dunker per chi riconosce a questo, a questo nome le, le indiscusse prestazioni ben note, ma eh, disporre anche di una versione invece più competitiva ma dalle... Eh, prestazioni in termini di numero di cicli assolutamente uguali, però più competitive in termini di prezzo. Bene, grazie Paola. Continuiamo, le domande sono molte, insomma, noi volentieri rispondiamo. La prossima è quali sono i futuri progetti aziendali nell'ambito delle porte automatiche? Boh, potrei rispondere io a, a, a questo dico qualcosa. Boh, diciamo che la domanda è. Significativo, vi abbiamo raccontato oggi qual è, qual è, quali sono le novità, ecco vedere al di là di quello che abbiamo, vi abbiamo raccontato oggi è un po' difficile, adesso cerco di rispondere comunque seriamente, Beh, Antonio lo diceva poco fa, no? l'azienda crede molto nel, eh, nella gamma delle porte automatiche, avete visto il mercato è solido e consistente, è un mercato che cresce, e di conseguenza noi vogliamo, vogliamo dire la nostra. Allora, io credo che i due ambiti sui quali in futuro potremmo pensare di cercare sviluppo sono quello della fornitura dell'ingresso finito, perché sappiamo essere eh, importante, e secondariamente la produzione e la fornitura di porte tecniche, mi riferisco alle porte ermetiche per l'utilizzo ospedaliero, piuttosto che alle porte ad alta sicurezza per l'utilizzo bancario. Chiaro però che da qualche parte bisogna partire e il, il passo che abbiamo fatto noi oggi devo dire è un passo, è un passo rilevante. Se pensate che fino a pochi istanti fa una porta barra 2 avevamo, quando invece oggi vi abbiamo presentato una gamma eh, assolutamente solida, consistente, strutturata, ecco io credo che dovremmo essere bravi adesso a scaricare a terra tutte le opportunità e le potenzialità che questa gamma eh, ci mette a disposizione, dico gamma ma dico anche modalità di business di cui abbiamo parlato, per cui ecco, più voi ci seguirete nel, nell'approcciare nell il mercato nel modo in cui vi abbiamo suggerito evidentemente più business faremo con le porte automatiche e più avremo forza di eh, fare ulteriori investimenti. Bene, spero di aver risposto. In maniera compiuta uh, la successiva non avendo spazio per la trave da sei metri risulta poco conveniente lavorare con quelle da tre metri e da quattro metri e mezzo chi vuole rispondere damiano antonio no, antonio io. Ah, allora no non, non impatta a livello di convenienza perché abbiamo fatto in modo che due travi da 3 metri costino più o meno quanto una da 6 metri c'è una differenza di circa 20 euro così a memoria e, è chiaro che si lavora un po' peggio a livello di sfido comunque come competitività non ci sono grosse differenze quindi chi non ha lo spazio per lavorare con la 6 metri può tranquillamente farlo con i tagli più, più piccoli senza problemi ok Bene. Ci sono altre domande? Sì. Eccola la vista emergency ha bisogno di particolari accessori per essere certificata come via di fuga? Forse Paola? Sì, a questa, posso rispondere sì, io. Certo. Sì, certamente, la vista emergency necessita del sensore di sicurezza e di emergenza, l'XIO DT3, che è certificato per porte su vie di fuga. Quindi è necessario predisporre la porta con questo tipo di accessorio. Poi si potranno usare anche altri sensori, ma quello è indispensabile. Grazie Paola. La successiva. Che mercato hanno oggi le porte automatiche ridondanti? Antonio? Sì, grazie. La percentuale di ridontanti oggi è di circa il 20% sul totale, parlo totale numero di porte. Sicuramente sarà in aumento perché la ritondante è molto più semplice rispetto al, al classico antipanico a sfondamento che prevede lavorazioni meccaniche sui profili e quindi difficoltà di montaggio e di installazione. Quindi mi aspetto che negli anni, nei prossimi anni, questo 20% diventi un valore un po' più alto. Okay, grazie Antonio, Prego. abbiamo ancora domande, rispondiamo molto volentieri. È possibile avere copie del video dell'assemblaggio a scopo tecnico commerciale? Sì, assolutamente, e nei prossimi giorni eh, vedremo di farvelo avere. Dall'altra parte ecco, cercheremo anche di pubblicare l'intera registrazione dell'evento, ci, ci hanno comunicato dalla regia, eh, peraltro che qualcuno ha avuto difficoltà a collegarsi oggi evidentemente questo ci dispiace. Ha ecco, motivo in più per pubblicare eh, sia la parte di Damiano che l'intero evento di oggi a beneficio anche di coloro i quali non sono riusciti a collegarsi. Eh, Un'altra un domanda che però adesso è andata via. Ecco perché non avete rivisto l'attacco cinghia che impedisce l'uso. Della chiave a T per regolare per l'altezza regolare delle ante. Paola forse? Sì. Grazie. sì, rispondo io. Abbiamo già ricevuto un'altra segnalazione in merito, un'osservazione utile che ci permetterà di migliorare da questo punto di vista l'assemblaggio. Abbiamo già preso in carico l'analisi per apportare una modifica che agevoli appunto l'installazione e la regolazione. Bene, grazie Paola, non so se ci sono altre domande, possiamo attendere qualche secondo, se non arrivano altre domande eh, noi vi salutiamo, vi ringraziamo della partecipazione, tanto prendo un po' di tempo per vedere se qualcosa arriva, dalla regia mi fanno cenno che non arriva più nulla, delle due l'una o abbiamo, siamo stati bravissimi e abbiamo <ride> risposto a tutte le vostre curiosità nel, negli interventi precedenti oppure vi abbiamo definitivamente stesi, ma considerando l'ora ci sta bene. Ho perso tempo a sufficienza, ecco domande non ne arrivano più, per cui eh, a me il piacere di ringraziare voi per la... Vostra partecipazione, ricorda questo primo evento live di BFT, Paola che ci ha ben presentato la nuova gamma di porte automatiche. Antonio che ha dimostrato prima, tutta la sua maestria nell'assemblaggio della porta e che è a vostra completa disposizione per uh, approfondire anche localmente laddove abbiate interesse a farlo nel momento in cui eh, abbiate voglia di abbracciare questo, questo progetto che abbiamo chiamato nuova modalità di business e Antonio per eh, il supporto commerciale. Bene, prima di lasciarvi vi... solo una riflessione da parte mia, ecco vi dico questo, pensate a, a quello che vi abbiamo raccontato oggi, eh, l'avete sentito anche tramite la voce dei vostri colleghi, è una modalità che tutto sommato uh, consente di eh, come dire, fa, fa fare un po' più di business insieme. Come dicevo all'inizio, noi siamo consapevoli che il nostro successo passa attraverso il vostro, per cui siamo particolarmente eh, 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 così, pronti a proporvi questo tipo di modalità per crescere insieme. Non mi resta che quindi ringraziarvi, augurarvi buona serata, ringraziarvi di nuovo per la partecipazione e arrivederci a presto. Grazie a voi, grazie, grazie a tutti.